Massimo Loviso, sindaco di Polla, il fiume e il ponte raramente li abbiamo visti così belli, dei lavori che possiamo definire indispensabili anche per l'estetica. Lavori indispensabili, ma lavori anche belli di decoro urbano. Ovviamente il ponte romano, il fiume Tanagro sono degli elementi caratteristici della nostra cittadina di Polla, quindi davvero ecco, molti cittadini, concittadini ci hanno anche sottolineato il fatto ecco, che ha cambiato volto anche la parte centrale di Polla, una parte importante di Polla, una parte che utilizziamo, e parlo del ponte romano, più volte al giorno, quindi attraversando e girando per le vie del nostro paese. Quindi un bellissimo lavoro, devo sottolineare, ringraziare ovviamente chi ha voluto, quindi in primis la Regione Campania che ha finanziato questo intervento, quindi il ringraziamento alla Regione, all'onorevole Corrado Matera, consigliere regionale, che tanto si è speso per fare in modo che ciò avvenisse, il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano, con sede a Sala Consilina, il suo presidente Beniamino Curcio, ma tutta l'equipe, tutta la deputazione, quindi anche Raffaele Ippolito, nostro concittadino, tra le altre cose consigliere comunale che fa parte della deputazione, e sotto la spinta, l'impulso del comune di Polla, dell'amministrazione comunale, ecco che con il consorzio, con la regione, con SMA Campania e con le altre autorità, gli altri enti che sono competenti sul fiume, ha spinto, sta spingendo non solo per questo tipo di intervento che già dicevo ha già cambiato il volto della nostra cittadina, ma anche su tante altre iniziative che sono in cantiere, sia a livello di consorzio di bonifica e sia a livello anche di comune di Polla. Devo sottolineare ecco, il lavoro di squadra che è stato fatto in questo periodo, un lavoro di grande concertazione, un lavoro dove il consorzio interveniva da un lato e il comune affiancava gli interventi del consorzio. Devo anche sottolineare un altro aspetto che pure mi sembra ecco, che va nel senso giusto di quella che è la collaborazione che deve esserci a tutti i livelli con gli enti. Abbiamo, grazie a questo intervento del consorzio, anche consentito di poter fare anche un lavoro di risanamento ambientale di una cava dove è stata poi depositata la sabbia, una cava di proprietà comunale dove dicevo ecco, questo intervento ha consentito anche di rimodellare e di riqualificare anche una zona montana, una zona in località Marzanillo dove poi tutto questo materiale, insomma tantissimi metri cubi, circa 7.000 metri cubi sono stati poi depositati in questa cava. Accanto a queste iniziative chiaramente anche le altre che stiamo ancora facendo ancora oggi con la comunità mondana, grazie alla comunità mondana, con la pulizia ecco, anche dell'alveo, di tutti i canali laterali al fiume per ripulirli della vegetazione spontanea che è nata in tutti questi anni, in tutti questi decenni, perché qua stiamo parlando di decenni dove questi interventi non venivano effettuati, dove anche attraverso delle ditte private abbiamo anche ripulito le aree adiacenti al corso del fiume Tanagro, mi riferisco al parco Iqbala, tra le altre cose oggi oggetto di altri interventi grazie ad un finanziamento del Parco Nazionale, a tutto ciò che abbiamo fatto e stiamo facendo sul Parco della Rimembranza. Solo domenica scorsa abbiamo inaugurato la palestra all'aperto nel Parco della Rimembranza, quindi anche per riqualificare queste zone, queste parti adiacenti. Quindi un lavoro, dicevo, di equip, di squadra, di grande collaborazione. Questo è un elemento importante e devo anche sottolineare, come dire, che l'amministrazione comunale, tutta l'amministrazione comunale di Polla, quindi ringrazio anche i miei assessori, i miei consiglieri, ognuno per le proprie deleghe, ognuno per le proprie competenze, ecco abbiamo cercato di dialogare un rapporto preferenziale, un rapporto privilegiato con gli enti e oggi siamo tutti qui a festeggiare e a ringraziare davvero tutti perché è stato davvero un bel lavoro.